Sozzo, raccontacelo un attimo, per tu che l'hai vista almeno. Ma non c'è stata storia, sinceramente, proprio li abbiamo palleggiato in faccia dall'inizio alla fine, dai. Augù, oh, svegliati. Vai, vai. No, vabbè, li abbiamo palleggiato in faccia dall'inizio alla fine, hanno trovato quel rigorino lì gli ultimi 10 minuti, che sono gli unici 10 minuti che forse la Lazio è stata nella metà campo dell'Atalanta. Poi per il resto un CDK che, caro Spadoni, devi cambiare idea tu su Carlo, no, devi cambiare idea. Io non cambio idea, però devo dire che per me non è così forte come si racconta, è un giocatore medio-basso, però... Devo dire che... Beh, uomo partita oggi, io non l'ho vista troppo a sprazzi, però... Vabbè, uno sul rigore e un gol regalato al portiere, però insomma, no, no. Detto questo, oggi vale 35 milioni per i quali è stato mandato via Maldini. Secondo me quelli li vale. Posso dire... Vale 35 milioni. Che chi non cambia idea è un coglione, Spadoni? Ci puoi ripensare, eh? No, ma io ho cambiato idea perché per me valeva zero. Oggi vale 35 milioni, però qui si racconta come un fuoriclasse, per me non è un fuoriclasse, è un giocatore da campionato turco più o meno, dai. No, dai. Ragazzi, voglio salutarvi, scusatemi. No, ci mancherebbe che il tuo ragazzi. Compleanno, spammate il link di BJ voleva fare un discorso prima sul suo compleanno, sì. Prego. Allora, sul mio compleanno faccio un discorso. Mi aspettavo un regalo dalla Juve, ma il regalo non è arrivato. Però il regalo più grande me l'ha fatto mia mamma, che mi ha fatto nascere juventino. Buonanotte a tutti. Grazie Beppe e tanti auguri. Grazie a tutti. Grazie mille Beppone. Buonanotte. Ciao auguri, auguri moderatori. Grazie mille. No, però vi faccio vedere un dato, grazie Don. Pancio, rispondo alla chat, grazie, perché grazie. Ho la maglia del Parma, ma è la maglia della mia squadra di calcio, non è del Parma. Come? Abbiamo, c'è la tua squadra di calcio, ha comprato praticamente il logo al Parma? Sì, vabbè, ma lei è un cretino, è denunciabile, scusi questa roba. Che cazzo ridi? Non l'ho fatto io. Vabbè. Comunque, questa è fatta dai nostri moderatori, ragazzi. E clamorosa. Complimenti, bellissima ragazzi, bellissima grazie. Beh, però Augusto, se la vuoi commentare un attimo, questa è la differenza tra CDK e Ciro Immobile. Forse l'anno scorso sembrava assurda, no? So delle statistiche della partita, imbecille, che cazzo ci fa? Certo, stiamo parlando di quello, Augusto. Stiamo parlando di quello, Augusto. Ma che cosa fai il fenomeno? Dove hai preso tre pere? Che cazzo dici? Ma che hai capito le statistiche che ti hanno messo, imbecille? Non divagare, hai sbagliato. Pensavo che erano le statistiche individuali. È stato umiliato, Pancio, è stato umiliato. Ah, della gara? Ah, scusate. Sì, quelle che hai fatto vedere prima, mi tolgo, è giusto ogni tanto fare a meno. Mi tolgo, vado a fumare. Vabbè, comunque, Augusto, cosa ci dici? Dai, che ci dici di questa gara? Augusto, ha meritato la di calcio. Dai, okay, che succede? Basta, e con il cuore in gola, com'è che fa? Chiedo a Sozza, e con il cuore in gola canterò per te. Non dormo tutta notte, penso a te. Com'è che penso, sai? A questa vita mia mi ha fatta solo di guai. Viaggiare per l'Italia. Guarda che Sanremo la settimana prossima. Per me si è senza tessere. Poi torno a casa a aspettare, non so. Vivo per amarti e mai ti tradirò. Con il cuore in gola canterò per te. Che brutto momento. Agu, ma la curva nera azzurra, tanta roba. Sì, bellissimo. Ma poi si dice. No, vabbè, è chiaro che quando vinci la partita così, però... Ti sono tremate le orecchie, dai, stasera, ti sono tremate le orecchie. No, ma devo essere sincero, secondo me forse dal punto di vista cosa era meglio lo stadio vecchio. No. Forse perché mancava la curva dal lato, io stavo dall'altro lato, quindi sentivo veramente poco. Sì, allora... Stavo dal lato della curva, dall'altra parte sento veramente poco. Beh, quando è finita anche la sud, viene su bene, è bello. Io, no, la partita c'è stata, la Lazio ha fatto una prestazione orribile,
è una situazione che va gestita, non va gestita nel calciomercato, nessuno ci ha dato una mano. Ce la sta parlando il Sonso, come l'altra vincerà, vincerà per la gioia dell'Utrecht, l'Atalanta. Ma fa il culo Ciccione, porta rispetto a Bergamo, bastardo. Ma non ha detto nulla, ma Bergamo è quello. No, non parla di calcio lì, Alberto, anche da solo. Dammi retta. Leva sto vino, dammi retta. Io vedi l'acqua che ti fa male, guarda come stai. Pari sbirulino. Pari sbirulino, pari. Ma che cazzo vuoi? Allora, nell'arco della serata fatti fuori dall'Atalanta, ti fate per Pomezia, non lo so, che ti manca? Fabio! Cartagine? Dimmi, senti questo! Maracanà, Maracanà, siamo re Maracanà. Dopo si può smettere questo momentaccio? Devi insegnare a giocare. Come? No, è bellissimo, continuiamo fino alla fine. Comunque, io tutta notte. Penso che sia stato il momento più bello di OCV di stasera per me. Almeno per ancora. Calma, uno per uno. Maracanà, per la gioia. Così e basta. Stupenda, poi va avanti ore. No, ma la più bella è quei colori così magici che ci fanno venire i brividi. Io direi stop. E vi mangiano la testa. Una domanda. Stop. Ma sti due piatti alla chiesa, cioè per delle canzoni dalla chiesa e poi rifate i cori, come funziona? Sì, alcune. Bergomi, ma quante bottiglie ha bevuto, mi scusi? Troppe. Due l'ho viste. Due o tre. Ma questo c'ha solo le bottiglie, manca ha bevuto. Dai, ci stava dentro. Ha aperto, sapevate tanto. Ascolta, abbiamo fatto. Salmone, che era ancora vivo. Allora, si lascia funghi presaura dentro. Sì, salmone e presaura, perfetto. Poi Maracanà salmone presala, poi che ti speriamo. Flavio, ma visto che sei entrato nella GOAT, tempo 2 minuti, hai preso 2 gol, come mai? Non ti io? Rimaniamo un attimo, ragazzi, che siamo rimaniamo un attimo sulle statistiche di Immobile CDK. Ma cos'è che non è andato stasera nella Lazio? Dai, non cazzeggiamo. Tutte le volte che perdi ti cerchi la dissing. Parla un attimo della partita. No, 5 minuti. Questo sta a fare i cori dell'Atalanta. Vai, ti stiamo chiedendo di parlare della partita. La colpa è la mia. Cioè, la colpa la prego, la vai mia. Sulla partita, non ti sta interrompendo nessuno. L'ho detto, la Lazio è disastrosa, chi ha interpretato la partita sulla falsariga di quella che era stata la prestazione in Supercoppa con l'Inter, è una situazione che diventa preoccupante perché soprattutto grandi difficoltà in attacco e prestazioni molto sottotono dei giocatori più forti. Ecco, questa situazione va modificata in toto, e quindi essendo ma quanto sono vere le voci su Sarri via a fine stagione? Oggi si è parlato del Napoli addirittura. Oh, ragazzi, la Lazio è sotto la Fiorentina, il Napoli fuori dalle coppie in questo momento, no? Tutte cazzate, c'è tutti lì, però cioè da Atalanta e il Bologna. Oh, ragazzi, l'Atalanta comunque è in Champions in questo momento, questa vittoria zitta senza scamacca, senza una punta. Una partita in meno. Voglio fare un coro con Sonso di fianco a lui e farlo sentire questa chat. Quello non dormo tutta notte, penso, sai. Poi mettermi di fianco a Sonso. Allora, sei pronto? Vai, che siamo l'orgoglio di Mardo. 2, 3, 1, via. Non dormo tutta notte, penso, sai. A questa vita mia fatta solo di guai. Girando l'Italia seguendo te, senza permessi e senza essere, poi torno a casa senza aspettare, non so, vivo per amarti e mai ti tradirò, e con il cuore canterò per te. Ma che cazzo stiamo vedendo, raga? Grazie, ma l'avevate provata? Vinci per noi, magica Atalanta!
Vabbè, dai. Allora, stavamo dicendo che l'Atalanta in questo momento è in Champions, sembra di essere ritornati a praticamente 3 anni fa, c'è anche il Bologna, cioè Atalanta e Bologna is the new Roma e Lazio in questo, a oggi. Beh, ma è ancora lungo, eh. Cioè, onestamente, sì, ma c'è una partita in meno come lì. Contro chi deve giocare l'Atalanta? Contro io? Con l'Inter. Il problema è che ce l'ha messa due o tre giorni dopo il Milan, quindi l'Atalanta in 3 giorni gioca a San Siro 2 volte. Chissà come mai, chissà come mai. Beh, vabbè, dai. L'ha messa un po' giù. Però vabbè, c'è da dire che... Rispetto per l'Atalanta, per Gasperini, sono 10 anni che fa un lavoro clamoroso. Cioè la crescita di CDK è la crescita che ha fatto fare a tantissimi ragazzi. Veramente. Bravo Andre, cioè, su questo va detto, è un genio, vabbè, poi è antipatico come non pochi altri al mondo. Però De Gadeler, ragazzi, cosa, oggi ha fatto il secondo gol, ragazzi, è pazzesco. Che il gol te la mette sul primo è pazzesco. Migliore e peggiore in campo, che non è che possiamo stare troppo su sta partitaccia. No, dico solo che lì Pellegrini non può portarlo in area, è vero che... Hai ragione, ma hai visto dove la mette? Hai visto come punta? Ha fatto il gol di... Cioè, è andato a prendere palla sulla linea della rimessa laterale, Pellegrini l'ha portato a 5 metri alla porta. Poi bravo De Ketteler, è stato, per l'amor di Dio, però... Pellegrini non cioè, io come portiere, se io da portiere prendevo gol così mi picchiavano i miei compagni. Ciccione, migliore e peggiore in campo, vi faccio vedere migliore Immobile peggiori qua tutti, ma fondamentalmente forse peggiore di tutti è stato Figa, ma che latte ai coglioni proprio. Ritmo proprio. Dai, Figa. David Pull, non ho capito che ha detto. Che hai rotto i coglioni. Che latte ai coglioni. Latte ai coglioni. Figa, c'è ritmo però. Abbassi il livello della trasmissione. Lenzuola qua di carta. Hai presentato. Ma sei al Guglielmo? Oh, Sonzo, è al Guglielmo Hotel. È Guglielmo Hotel? È al Guglielmo Hotel, cazzo. Sì, lui è l'unico Guglielmo Hotel senza la troia. Lui. Hai comprato due bottiglie. Hai facciato le grandi vino che ti sei bevuto. Hai riempito con la della fontana. Per la finita, dai, dai. Ma se è lì, allora non è da solo in camera. Perché, scusami. No, è l'unico da solo. Perché Guglielmo Hotel, rispetto per Augusto, ragazzi, rispetto per Augusto. Per chi non conosce il Guglielmo Hotel, che tipo di hotel è? È un po' a luci rosse. Esatto. Luci rosse. Giallo rosso. Ma ti hanno sparato nel dorso del letto, sono dei proiettili, ma dove dormi? Sonzo, ci dica il migliore e peggiore, per favore. Migliore, ovviamente, Re Carlo De Ketteler. Mamma mia, quando dici Re Carlo sto male però, eh. Però sono d'accordo. Peggiore... Anche se va bene, non è peggiore perché ovviamente comunque è stato nella sufficienza di Colm, perché gli ultimi primi 20 minuti ha sbagliato tanto. Dicono manca Re Carlo. Felipe Anderson male a oggi. Mamma mia. Ha sbagliato uno stop il primo tempo. Sembrava cosa. Confermi che è della Juventus. Augusto, scusa, confermi che è della Juve? No, confermo che in questo momento sta giocando in merda, però la trattativa con la Juventus è sicuramente più avanti rispetto al rinnovo con la Lazio. Veramente? Ma la Juve... Sì. Cos'ha Felipe Anderson? Cioè, non è che uno che fa sfruttare la Juve, no? Con tutto rispetto. Esatto, che me lo sa chiedere. Ma fa della Juve in Serie C? A 0, senza pago paghi 0, va bene.